Si è svolta a Pescara la rievocazione della Coppa Acerbo, l'antico circuito della vecchia Formula 1. Tra le vie del centro, passando per i comuni di Spoltore, Cappelle sul Tavo e Montesilvano, Passione Rossa, club ferrarista, ha organizzato una sfilata delle Rosse di Maranello, una rievocazione importante che ha toccato anche temi sociali quali la disabilità. Ce ne raccontano il presidente di Passione Rossa, Fabio Barone, e il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Circa 60 Ferrari, rievocazione della Coppa Acerbo, un mito spento nel 1961 e riacceso da Passione Rossa a distanza di tantissimi anni, di tantissimi decenni, con un progetto che porterà al 2024 per i 100 anni di Enzo Ferrari e della prima vittoria che avvenne proprio nel 1924. Stiamo facendo tanto, stiamo organizzando un mega evento. Rievochiamo il circuito città di Pescara. Pescara, non dobbiamo mai dimenticarlo, è una città che ha dato molto allo sport motoristico e automobilistico. Pescara era circuito del campionato mondiale tanti tanti anni fa. Pescara ha avuto la Coppa Acerbo. Pescara è una città che vive con i motori, è una città sempre aperta, sempre viva. Oggi ospita questo incredibile sfolgorio di Ferrari, che sono la nostra storia, ma sono anche la nostra tecnologia, perché Pescara sicuramente ha interesse a promuovere quella che è la tecnologia della Ferrari, quella che è una nazione che si è sempre espressa nella maniera migliore nel mondo attraverso grandi personaggi come Ferrari, che sono stato il vanto non soltanto della nostra nazione, ma di tutto quanto il mondo.